Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati qui da Bolzano per questo incontro valido per l'undicesima giornata del massimo campionato di Serie A. Beretta di fronte alla formazione del Bolzano, lo Hacker Bolzen, reduce dalla vittoria, importantissima vittoria di 7 giorni fa in quel di Carpi, opposta alla formazione dei tanti ex, il Sassari, finora ancora imbattuta in questo campionato. In trasferta il Sassari degli ex con, vediamo subito, 4 giocatori appunto ex Bolzano, che è il ministro della formazione del Sassari, a partire dal pivo Damir Alinkovic, Mbaye, Leo Querin, che ha una militanza a Bolzano ormai di oltre 10 anni fa, e Bruno Berzic. Diceva, si gioca qui al Palagasteiner, un Palagasteiner ghiacciato. È inconcepibile che da oltre un mese non funzioni il riscaldamento in questa palestra, con i tifosi, lo sparuto gruppo di tifosi, tutti vestiti con giacca a vento, e anche per i giocatori giocare con una temperatura che è sì all'interno circa di 12 gradi non è il massimo. Quindi da questo punto di vista forse chi dovrebbe pensarci, è bene che ci pensi. D'altro canto, ci dicevamo, il Bolzano, incontro molto importante, il Bolzano reduce dalla vittoria ottenuta la settimana scorsa a Carpi all'ultimo secondo grazie a un'invenzione del suo asso Dejan Turković. Ma andiamo a presentare le formazioni in campo. Il Sassari schiera Spanu e Leban tra i pali, poi con il numero 2 Pereira, con il numero 5 Nardin, con il numero 7 Bargelli, con il numero 8 Querin, con il numero 13 Delogu, con il numero 15 Alinkovic, con il numero 17 Bomboi, con il numero 18 Bardi, con il numero 23 Bronzo, con il numero 30 Mbaye, con il numero 33 Bruno Berzic, con il numero 45 Vrodviak. Il Bolzano si oppone con Hermones tra i pali, il suo vice Rottensteiner, poi a Martin Sonnerer, Manuel Ladakis, Jonas Walker, Filippo Pasini, Thomas Wiedenhofer, Jonas Mata, Erik Udovicic, Dejan Turković, poi abbiamo il giovane Trevisiol, il pivot Gligic, Gasser, Mizzoni e Shanamè. Dirigerà l'incontro i signori Dionisio Maccarone. Il cronometraggio affidato alla Federazione Italiana Cronometristi, sezione di Bolzano. È quasi ormai tutto pronto per questo incontro che si disputa nell'insolito orario delle 15:30, proprio per favorire anche il ritorno in Sardegna della formazione allenata da Pippo Cocuzza. Pippo Cocuzza, ricordiamo, molto legato anche all'Alto Adige, i suoi trascorsi a Bressanone. Pippo Cocuzza è una delle bandiere del Bressanone, adesso approdato quest'anno dopo aver allenato Colonia, e quest'anno approdato sulla prestigiosa panchina della formazione del Sassari. Andiamo a vedere quali sono le formazioni. Il Bolzano schiera ovviamente in porta Pedro Hermones, Martin Sonner, Dejan Turković, Erik Udovicic, Pippo Pasini all'ala e Gligic. Vediamo il Leban, esordisce Leban tra i pali, poi il numero 5 Nardin all'ala, il numero 7 Bargelli, Pereira col numero 2, con il numero 45 Rodoac, poi Leo Querin e col numero 23 Bronzo. Primo partiti, primo possesso della formazione del Bolzano. Ovviamente scambi di convenevoli all'inizio, si può partire, ecco, Querin con Udovici si scambiano il pallone e la partita può avere inizio. Jonas Matà in campo anche lui, vediamo Jonas Matà verso Erik Udovici, ancora verso Jonas Matà, verso carica, attacca il Bolzano. Primo intervento della coppia arbitrale a fischiare un fallo di 9 metri a favore della formazione biancorossa per una strattonata ai danni di Gligic da parte del numero 7 Raul Bargelli.
Si riparte con Dejan Turković, Erik Kudovicic, Matà, ancora Turković verso Dovicic che si eleva, grande stoppata subito di Pereira. Partito molto bene, 1-15 già andati nel corso del primo tempo, con l'unico attacco della formazione Bologna, si alza il braccio del passivo e questa volta è Dejan Turković che non sbaglia, segna lui la prima rete, sblocca il risultato all'1:30. 1-0 Bolzano. Bruno Berzic in impostazione verso Broglia. Nardin ancora verso Bruno Berzic, Leo Querin, ricordiamo, ex Bolzano, ex Merano, poi è andato all'estero, quest'anno la storia dei 40 anni, è tornato in Italia. Ancora Querin, difende bene il Bolzano in questo frangente, ancora Leo Querin che entra, gran gol di Leo Querin, è il risultato che torna in parità. Uno a uno, 2:33. Bolzano che si ripropone adesso. Bolzano che nella precedente trasferta a Carpi sembrava che avesse aggiustato la difesa, infatti decisamente meno reti subite. E ancora passivo chiamato Matà, subisce fallo Bargelli, cioè Matà, i danni di Bargelli, passivo, no, giallo, cartellino giallo, per cui niente braccio del passivo che scende, quindi si ripropone con l'attacco organizzato Dejan Turković verso Erik Kudovic. Sbaglia Erik Kudovic il passaggio, anche se era stato leggermente strattonato, si riparte, Querin, traversa di Querin, ma fischiato una difesa in aria da parte di Erik Kudovic, quindi tiro dai 7 metri. 7 metri sul punto di battuta, vediamo che si sta accingendo Pereira contro Hermones, e non sbaglia, quindi 1-2 al quarto minuto esatto, sorpasso Sassari. Avanti Pasini, Udovicic, Turković, ancora verso Gligic, vediamo Erik Udovicic che cerca di andare, subisce la strattonata da parte di Pereira, difende molto aggressivo il Sassari in questo frangente, ancora Pereira che è immolato da prima e adesso ancora Turković, e ancora Turković, grandissimo gol di Turković. Per il 2-2, gran gol di Dejan Turković. Con le 12 reti siglate la settimana scorsa a Carpi, Dejan Turković ha raggiunto la considerevole cifra di 1801 con la maglia del Bolzano, e qui vanno aggiunte queste due, quindi 1803. Berzic, Querin, ancora Berzic, ancora verso Leo Querin, palla persa, approfitta la difesa bolzanina per riprendere il possesso, sono Emanuel Adakis verso Erik Kudovicic, ancora Turco, e questa volta è Leban che para, primo intervento. Leban, primo intervento, la conclusione era tutt'altro che irresistibile, però quella di Erik Kudovicic. Quindi si riparte con possesso palla, Sassari in attacco, 5:54 se ne sono già andati nel corso della prima frazione di gioco.
Brzić, ancora verso Perin, Brzić, Brodiak, ancora verso Brzić, Perin, e parata, gran bella parata questa, e però non sbaglia, era riuscito a parare molto bene Hermones, ma è stato bronzo. Palla persa del Bolzano, dicevamo era stata bronzo, tutto solo a riuscire a recuperare palla, adesso è Pereira che si riporta avanti. E ancora grande parata, questa è una gran bella parata. Ed è Udovic che segna la rete del 3-3. Se ne sono andati 7 minuti, abbiamo assistito a una gran parata prima di Pedro Hermones. Si ha detto di no in due riprese, quindi due interventi già per lui. E adesso Brzić. E ancora Hermones che dice di no. Servono come il pane le parate di Hermones al Bolzano. Servono come il pane le sue parate per la formazione biancorossa, già 3 parate all'attivo in questi primi 7 minuti. Quindi 3-3, risultato che non cambia. 7-44. Matà, Turković. Ancora Turković verso Martin Sonnerer, Erik Udovičić. Verso Jonas Matà, Dejan Turković, e grandissimo gol ancora di Dejan Turković. Bolzano che torna avanti, 4-3. Con la terza rete di Dejan Turković. Querin, Brzić. Ancora Leo Querin, Bruno Brzić, i due ex della partita, l'altro è Demir Halilković e Mbaye. Ancora Brodovjak verso Nardin, verso Brzić, Nardin, tenta l'attacco organizzato verso Leo Querin, e ancora para molto bene Hermones, quarto intervento per lui. Dejan Turković, Pasini e Levan para. E già dall'altra parte, Querin tenta l'uno contro uno, verso Brzić, ancora verso Bronzo, verso Leo Querin, Brodiak, Nardin, e Nardin non sbaglia, prima rete anche per Nardin. Si è già dall'altra parte, Dejan Turković, verso Gligic, ci sono i primi 2 minuti, fischiati ai danni di Pereira. Per una trattenuta vistosa, plateale, ai danni di Gligic, quindi Dejan Turković va dai tiro dai 7 metri. Dejan Turković contro Leban. Turković contro Leban, vediamo. E non sbaglia Dejan Turković, può stare avanti. 5-4, è un monologo, 4 reti su 5 portano la firma del Dejan, che è in forma strepitosa in queste ultime giornate, un po' tutta la stagione. 4 gol, siamo al 9-50, i primi 10 minuti se ne sono andati col Bolzano avanti per 5-4. Adesso è Bruno Brzić in impostazione per il Sassari, Brzić, Rodiak, Querin. Ancora verso Korka, verso Bruno Brzić. Era riuscito ad andare via, ma la sua conclusione è terminata fuori, per cui il Bolzano può impostare. Jonas Matà. Conclusione abbastanza prevedibile, quella di Matà, ma riesce a recuperare Dejan Turković in difesa.
quindi non cambia risultato. Se n'è andato intanto un minuto di superiorità numerica per la formazione biancorossa, che ha messo all'attivo solamente la rete di Dejan Turković dai 7 metri. E adesso è Matà, ancora verso Turković, Udovičić. Ancora verso Erik Udovičić, ancora si alza il braccio del passivo e questa volta Jonas Matà segna un gran gol. Gran bel gol questo di Jonas Matà, mentre la prima conclusione era stata abbastanza prevedibile, questa veramente ha spiazzato il portiere. Bolzano più 2, massimo vantaggio, 11-20. Brzić, Querin, Brzić, Rodiak. Difende molto bene, passata la superiorità numerica, Sassari al completo, verso Leo Querin, verso Brzić. Fischiato un fallo di piede ai danni di Ladakis, quindi si riparte con un 9 metri a favore della formazione del Sassari verso Bruno Brzić. Ancora chiama lo schema, vediamo che esce molto bene Turković. E questa volta Bargelli non sbaglia, accorcia 6-5. Prima rete anche per il pivot della formazione del Sassari, che rimane così incollata al match. 6-5, sostanziale equilibrio. Ancora Udovičić, Bolzano che si ripropone davanti, Jonas Matà verso Dejan Turković. Ancora Dejan Turković. Subisce l'intervento falloso Jonas Matà. Vediamo Gligic, si sposta Sonnerer. E c'è ancora il gol di Dejan Turković, che spiazza il portiere. Quinto gol di Dejan Turković dopo 12 minuti e 50. Ancora Brodiak, adesso si ripropone il Sassari. Bruno Brzić, Leo Querin, Brzić, ancora lui, Querin, Nardin, tenta l'uno contro uno, ancora verso Querin, verso Brzić. Difende molto bene il Bolzano, però niente, è riuscito a intervenire ancora Ermones. E c'è già dall'altra parte Pasini. E ancora Levan, Pasini 2 su 2 gli errori dall'ala. Fatica il Bolzano da quella posizione, ancora Brodiak e questa volta colpisce il palo. Quindi nulla di fatto. Ancora verso Udovičić. Udovičić. Ancora Erik Udovičić. Palla persa al Bolzano, si riparte con Bruno Brzić verso Brodiak. Ancora Brodiak in grande compressione, va via, subisce il fallo. Adesso ancora Querin. Querin ancora verso Brzić. Ancora verso Brodiak. Questa volta segna un gran gol e accorcia sul 7-6 quando sono passati 15 minuti. Prima rete anche per il numero 45 della formazione del Sassari. Quindi risultato che rimane corto, il Bolzano ha avuto due occasioni per poter allungare, per portarsi al più 3, adesso è di nuovo solamente avanti di uno. Adesso è
Udovicic, Turković, Matà, ancora Dejan Turković verso Jonas Matà, fischiato un tiro dai 7 metri con un po' di ritardo evidentemente, per questo aveva scatenato un po' le proteste della formazione del Sassari. Adesso è Dejan Turković contro Leban, vediamo Turković contro Leban, ed è ancora Dejan Turković che porta 8-6 e segna la sua sesta rete personale. 6 gol su 8 del Bolzano portano la firma di Dejan Turković. Quindi Brzić, Querin, Brzić, ancora Vrodjak, ancora verso Bruno Brzić, verso Leo Querin, verso Nardin, e questa volta riesce a parare Hermones, quindi sesto intervento per Pedro Hermones. Adesso Erik Udovicic, Ladakis subisce un altro intervento falloso e questa volta vengono fischiati 2 minuti al numero 7 Bargelli. E adesso c'è la sostituzione del portiere, vediamo, entra Spanu. Spanu contro Dejan Turković. Vediamo. Quasi tutto pronto per il tentativo di trasformazione da parte del capitano biancorosso. Dejan Turković contro Spanu. Vediamo Turković sul punto di battuta. E non sbaglia neanche questa volta. Settimo centro per Dejan Turković. E il Bolzano che arriva 9-6 più 3, massimo vantaggio. 9-6 Bolzano, se ne sono andati 17 minuti nel corso della prima frazione di gioco. Querin ancora verso Brodiak, Mbaye, ancora Bruno Brzić va via e questa volta interviene così ancora Hermones. Grande intervento di Pedro Hermones. Quindi il Bolzano fruisce ancora di un minuto, 9-6, formazione biancorossa con la possibilità di andare ad allungare ancora. Jonas Matà, ancora verso Dejan, fischiato sfondamento questa volta ai danni di Turković. Leo Querin verso Bronzo e questa volta ancora Pedro Hermones che dice di no così all'incursione di Bronzo. Quindi risultato che non muta, non cambia, Bolzano avanti 9-6, ancora 26 secondi di superiorità numerica per la formazione biancorossa. Dejan Turković, Erik Udovicic, ancora Udovicic, Comatà, Turković, grande passaggio all'ala, questa volta c'ha spazio, questa volta c'ha spazio e non sbaglia Pippo Pasini. Prima rete anche per lui, 10-6. Ricordiamo 7 reti di Dejan Turković sulle prime 9. È chiamato time out da parte di Pippo Kokuza che vuole vederci chiaro. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Dicevamo time out chiamato da Pippo Kokuza che vuole vederci chiaro, la sua formazione forse sorpresa dall'aggressività del Bolzano, un Bolzano che ovviamente ha un suo perché, le parate di Pedro Hermones oggi particolarmente ispirato con 7 parate a suo attivo, anzi 8, e dall'altra parte
abbiamo un Dejan Turković in versione bomber, 7 reti su 10 portano la sua firma, 4 su azione, 3 su tiri dai 7 metri. Primo tempo che sta avvolgendo quasi nel suo terzo conclusivo, se ne sono andati appunto 19 minuti, poco meno, nel corso della prima frazione. Bolzano avanti 10-6, possesso palla adesso ovviamente per la formazione del Sassari. Vediamo se è effettuato qualche cambio. Sì, è uscito Bruno Brzic, è entrato il numero 18 Bardi, Pereira, Querin, ancora Bardi, difesa che difende bene in questo frangente, ancora Pereira, Nardin, ancora verso Bardi, ancora verso Pereira, e questa volta è fischiato un tiro dai 7 metri. E vediamo 2 minuti ai danni di Gligic. Quindi Pereira si è guadagnato sia il fallo che anche l'esplosione di 2 minuti ai danni di un giocatore del Bolzano. Vediamo chi andrà sul punto di battuta. Nardin contro Hermones. Il pubblico bolzanino chiama Pedro Pedro. Hermones contro Nardin. Vediamo la giovane ala del Sassari. E non sbaglia Nardin, quindi 10-7. Seconda rete anche per Nardin. Quindi 19-28. Ancora. Niente. Ancora Turković. Udovičić, Matà, ancora verso Matà, ancora Udovičić verso Turković, ancora Jonas Matà, che la dà ancora a Dejan Turković, difende bene in questo frangente il Sassari, ancora verso Turković, Udovičić, Martin Sonnerer, fischiata un'invasione a Martin Sonnerer, una delle poche che gli avranno fischiato in carriera. Si era preso anche un bel tiro da una buona posizione. Vediamo Brodiak che la dà a Nardin, si torna indietro, questa volta sfondamento netto chiamato, fischiato ai danni di Pereira, quindi si può ripartire. Sonnerer. Ancora 37 secondi di inferiorità numerica per la formazione biancorossa, che ha tenuto bene in questi 2 minuti. Quindi Udovičić, Turković, Matà, ancora Dejan Turković, Udovičić. E sbaglia il passaggio Dejan Turković. A porta vuota, grandissima parata. Incredibile questa parata da parte di Erik Udovičić al 21-10, un gol salvato. Questa potrebbe entrare tra le parate della settimana, anche se non è fatta da un portiere. Leo Querin. E questa volta Bargelli non sbaglia, accorcia ancora 10-8. Raur Bargelli, seconda rete per lui, e time out chiamato da Mario Sporcic, squadra al completo. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Time out chiamato da Mario Sporcic. Bolzano avanti 10-8.
in questa prima frazione di gioco. Mancano ormai circa 8 minuti e 30 in un Palagasteiner davvero trasformato in una ghiacciaia. Ripetiamo, tifosi con le giacche a vento, temperatura circa sui 10-12 gradi. Bolzano possesso palla, partito alla grande Dejan Turković, autore di 7 reti nei primi 15 minuti. In questi ultimi 2-3 attacchi il capitano biancorosso ha dovuto rifiatare, adesso si può ripartire, si riparte con la Erik Udovičić verso Dejan Turković, ancora Jonas Mata, ancora Erik Udovičić verso Pasini. Udovičić si alza e para, parata di Leban, quindi si riparte, lancio lungo, palla persa, buttata via il passaggio di Vlodiak verso Bronzo, quindi si riparte con possesso palla Bolzano. Dejan Turković ancora verso Jonas Mata, 22-12, 8 minuti poco meno al termine della partita. Martin Sonnerer ancora verso palla persa, quindi si riporta avanti il Sassari. Vlodiak, Pereira, ancora Pereira, conclusione stoppata, Bargelli, Querin, ancora verso Bargelli, viene chiamata la palla, probabilmente ha perso di pressione, si riparte, Querin, ancora Bardi, ancora Querin, Pereira, ancora verso Bardi, ancora verso Querin, Nardin ancora gira dall'altra parte verso Leo Querin, ancora verso Bardi, Nardin questa volta colpisce il palo, ma con la complicità di Hermones, quindi viene deviata in rimessa laterale, quindi questa è un'altra parata da scrivere al portiere biancorosso, che dovrebbe raggiungere la nona parata in primi 23 minuti, quindi una percentuale superiore al 50% fino a questo momento del match. Ancora Leo Querin verso Pereira, Pereira verso Bardi, Bardi entra e non sbaglia e accorcia ancora, 10-9, si rifà sotto, parziale di 3-0 per la formazione del Sassari. Ancora Erik Udovičić, Dejan Turković, ancora verso Turković, fischiato uno sfondo, quindi si riparte. Sassari che ha aggiustato la difesa al Bolzano fa fatica adesso, ancora Querin e questa volta Vlodiak non sbaglia e si raggiunge la parità, tutto da rifare per la formazione biancorossa, tutto da rifare, 10-10. 6 minuti senza segnare, adesso entra anche Zomizzoni in attacco al posto di Udovičić, c'entra Ladakis. Ancora verso Ladakis, Mata, grandissimo gol di Emanuele Ladakis. Era una rete importante questa, era importante cambiare, importante invertire l'inerzia del match che vedeva un parziale di 4-0 per la formazione del Sassari. 5 minuti al termine della prima frazione, Ladakis con una rete molto bella.
ancora Bardi verso Querin, Pereira, e segna Pereira, 11 pari, esce già dall'altra parte Dejan Turković. Pasini non sbaglia, Pasini riporta avanti il Bolzano 12-11. Querin, Bardi, Pereira, mancano 4 minuti al termine della prima frazione di gioco. Querin, ancora Bardi, Pereira, stranamente non viene impegnato, e questa volta grande intervento di Pedro Ormones. Si torna in avanti, Turković, Ladakis, Bolzano avanti di 1, possibilità del più 2. Ladakis, conclusione alta, ma subisce un fallo, buon per lui. Quindi possesso palla che rimane nelle mani del Bolzano a 3 minuti e 10 al termine della prima frazione. Martin Sonnerer, ancora verso Ladakis, ancora verso Pasini, e Pasini non sbaglia. E non sbaglia neanche da questa parte Pereira, quindi 12-12. Quello di prima era la traversa di Pasini, per cui non è stato dato il gol. Sembrava, no, 13-12, avevano aggiornato male il tabellone, quindi era 13-11, 13-12. Adesso il Bolzano, Turković, Ladakis, gran gol di Ladakis. ...14-12 Bolzano, 2 minuti al termine del primo tempo. Ladakis, autore di 2 belle reti. Adesso il Sassari con Brodjak, Pereira, ancora verso Bardi, ancora Brodjak, ancora verso Pereira, grandissimo tiro di Bardi, ma questa volta riesce a recuperare molto bene. Adesso è Turković, perde palla clamorosamente Jonas Mattà, va avanti Bargelli contro, e non sbaglia. Mattà ha perso una grande occasione. Quindi a 1-10 poteva andare a più 3, il Bolzano si ritrova solamente a più 1. Quindi si riparte, Jonas Mattà, Dejan Turković, 29-03, si è entrato nell'ultimo minuto del corso della prima frazione. Ancora verso Turković, Ladakis. Subisce un intervento Ladakis, falloso, si era andato un po' a complicare la vita da solo. Dejan Turković, 35 secondi al termine della prima frazione, ci vuole un'invenzione per portare il Bolzano a più 2. Questa volta viene stoppata la conclusione, si alza il braccio del passivo, quindi ultimi secondi di gioco. Dejan Turković subisce l'intervento, 15 secondi al termine. Della prima frazione. Si deve andare alla conclusione. Dejan Turković. E questa volta parale Spanu. Quindi 3 secondi al termine. Lancio lungo del portiere. Ma finisce qua, finisce la prima frazione, Bolzano avanti 14-13, un Bolzano sorprendente, dominato la prima frazione, primi 18 minuti con 7 reti di Dejan Turković, i primi 10,
E adesso 14:13 si va a riposo, è proprio il caso di dirlo, si va a riposo a prendere una tazza di vin brûlé o un tè caldo per i ragazzi. La bontà è una scelta. Come dedicare più tempo alle persone che amo? Perché c'è sempre spazio per un po' di bontà in più, anche nella nuova ricetta Low Hacker. Usiamo latte alpino senza OGM e ci prendiamo cura dei nostri coltivatori di cacao in maniera sostenibile. Tutto questo è il gusto 100% naturale di Low Hacker. Ora più che buono. Low Hacker, che bontà. Bye.
tutto pronto quasi per l'inizio della seconda frazione di gioco. Qui da Bolzano, ricordiamo il risultato: Bolzano 14, Sassari 13. Una partita fino a questo momento molto bella, spettacolare, qualche errore tecnico da una parte e dall'altra. In evidenza nelle file del Bolzano il portiere Pedro Hermones, autore di 9 o 10 interventi tutti risolutivi, e dall'altra parte un Dejan Turković partito in una maniera impressionante. Nei primi 14-15 minuti ha segnato 7 reti, portando il Bolzano addirittura avanti sul 10-6. Poi ha esaurito un po' la sua spinta, ha rifiatato un pochettino, ha favorito il ritorno della formazione del Sassari. Il Bolzano che si era portato addirittura al più 12, più 2 su 14-12, aveva la possibilità di chiuderla. E poi alla fine nel ritorno è riuscito ancora a perdere palla, a prendere la rete del 14-13. Adesso primo possesso in favore della formazione del Sassari. Vediamo i signori Dionisio Maccarone, i fischietti di questo incontro che finora hanno diretto con equilibrio, in maniera del resto sono una delle coppie più affiatate di questa Serie A, finora hanno fischiato in maniera direi ineccepibile. Ci sa un po' specie non vedere in campo nella fila del Sassari Damir Alilković. Alilković che è stato il pivot a Bolzano fino a due stagioni or sono. Alilković che è determinante nei successi degli ultimi anni del Bolzano. Alilković e Rebner, ricordiamo l'ultima coppia di pivot. Ma è tutto pronto, vediamo la formazione del Sassari col possesso con Nardin, Broliak, Bardi, Bargelli, Querin e Bronzo. Il Bolzano si riparte con la stessa formazione che ha iniziato il match, per cui Pasini, Turković, Udovičić, Ladakis, Sonnerer, Jonas Matà. Ancora Bardi, Querin, ancora Bronzo, ancora verso Bardi, ancora verso Leo Querin, verso Vroliak, la dà Bardi. Leo Querin difende molto bene il Bolzano, grande intervento difensivo, grande movimento difensivo, si riparte, contropiede, seconda fase, avanti con Dejan Turković, verso Erik Udovičić, verso Jonas Matà, e Jonas Matà buca Spanu, Bolzano si riporta avanti di più 2, 15-13. Grande intervento di Hermones, grandissima parata di Hermones. Grandissimo intervento di Hermones, risultato che non cambia, Bolzano avanti 15-13, praticamente ha detto di no a un attacco dai 6 metri con la manona a Pedro Hermones, e adesso il Bolzano avanti, Gligic, Turković, Udovičić, vediamo Udovičić, viene bloccato da Vlodiak. Ancora Gligic, si sta pulendo il parquet. Udovičić, Turković, Udovičić, ancora verso Jonas Matà. Erik Udovičić, tenta l'uno contro uno, questa volta aveva subito probabilmente una strattonata. Contropiede, interviene molto bene Sonnerer, e recupera palla Dejan Turković, grande intervento difensivo della formazione biancorossa. Dejan Turković, Jonas Matà, Martin Sonnerer, questa volta Spanu dice di no a Martin Sonnerer, lancio lungo, Nardin, e questa volta non sbaglia, 15-14.
occasione da una parte e dall'altra. ...2-22 nel corso della seconda frazione di gioco, risultato che rimane in sostanziale equilibrio. Bolzano palla del più 3, parata di Spanu, contropiede, adesso è Rikudovicic, Dejan Turković verso Pasini, parata di Spanu, terzo errore di Pasini dopo i primi due, adesso è contropiede dall'altra parte, Kerin, ancora un altro intervento di Hermones su Leo Kerin. Rikudovicic, fischiato sfondamento a Jonas Matà e si è già dall'altra parte. Bardi, Kerin, ancora verso Vrodiak. Bardi, uno contro uno, perde palla, buon per il Bolzano, si rivà, ancora verso Dovicic, Eriku Dovicic, ruba palla, Nardine va in contropiede, è tutto solo contro, e non sbaglia Nardine, 15-15, troppi errori da parte del Bolzano, si è dall'altra parte, Jonas Matà, Eriku Dovicic. Nardina, autore delle due reti che hanno consentito di tornare in parità alla formazione del Sassari. Un po' troppo falloso il Bolzano in questa via di secondo tempo. Turković. Matà. Ancora verso Turković. Udovicic. Dejan Turković e questa volta ancora Spanu che gli dice di no, grande intervento del portiere. Vrodiak la dà al pivot, si gira Bargelli, nulla di fatto, difende molto bene in questo senso, in questo caso Erik Udovicic. 15-15, Bolzano che è sempre stato avanti, adesso la palla, la possibilità di palla del vantaggio, la formazione del Sassari, e non sbaglia Bardi, quindi 15-16. Dopo il vantaggio in avvio della formazione del Sassari, Udovicic verso Pasini, Turković subisce l'intervento di Bargelli, di bronzo anzi, Dejan Turković. 4-5 minuti se ne sono andati, Bolzano 15, Sassari 16. Ancora Dejan Turković, marcato molto meglio in questa seconda frazione di gioco. Dejan Turković va uno contro uno verso Eriku Dovicic. Gran gol di Eriku Dovicic e rimane a terra, colpito al volto nel momento di tirare. Eriku Dovicic è stato subito un colpo, probabilmente quando è andato alla conclusione. Comunque sta di fatto che il Bolzano con la sua rete riagguanta la parità. Seconda rete per Eriku Dovicic nel corso della partita. Quindi adesso è il Sassari che si ripropone in avanti con Nardin, Brodiak. Ancora 25 minuti da giocare. Risultato di assoluta parità. Bardi. Vrodiak, ancora verso Bardi, Kerin, ancora Leo Kerin verso Bardi, questa volta è la Dakis, si torna indietro, recupera molto bene palla la Dakis, quindi il Bolzano in avanti. Eriku Dovicic perde palla e ancora Nardin, erroraccio questo da parte di Ladakis, poteva gestire la palla, ha voluto servire il pivot che non c'era e ritorna avanti la formazione del Sassari.
grossa ingenuità questa commessa dalla formazione bolzanina. Turković ancora, e non sbaglia Dejan Turković, torna a segnare lui, ottava rete per lui. 17-17. Sentiamo il tifo bianco-rosso che scalda, si sta scaldando le mani, è proprio il caso di dire, qui al Palagasteiner. Si riparte con il Sassari in avanti, Bardi, Kerin, ancora verso il centrale che ha preso il posto in pianta stabile di Bruno Brzić, che aveva esordito. Questa volta la conclusione di Blodiak è alta, quindi si riparte col Bolzano. Matà, Udovicic, duetano Udovicic e Matà, esce Ladakis, entra Gligic, quindi finita la seconda fase, si può riattaccare col pivot di ruolo. Matà, Udovicic, si sposta Sonnerer, tenta lo scarico, grande passaggio e gran gol di Gligic. Bolzano che torna avanti. È stata una bella invenzione quella di Dejan Turković, ma c'è già dall'altra parte Bronzo, ed è di nuovo parità, 18-18 con la rete di Bronzo, 8-0-2. Pasini tutto solo, non sbaglia neanche lui, Bolzano avanti, 19-18. Ben servito, Pippo Pasini si è preso lo spazio e ha segnato, partita sostanzialmente sempre in equilibrio. Bardi, Pereira, ancora Bardi, ancora verso Bardi, Pereira si alza e non sbaglia Pereira, 19 pari. Quindi Bolzano 19-19, possibilità di tornare avanti, entra Gligic, Matà, Sonnerer, ancora verso Udovicic, Dejan Turković, Erik Udovicic, Jonas Matà, difesa si difende come un leone, si difende braccato da tre difensori, Gligic, Turković, questa volta trattenuto vistosamente Gligic, ancora Turković, Udovicic, gran gol di Erik Udovicic, 20-19, Bolzano torna avanti. Kerin, Bardi, partita che viaggia veramente sui binari dell'equilibrio, siamo al decimo minuto esatto nel corso della ripresa, 19 per chi attacca, 20 per chi difende. Bardi, ancora Pereira, marcato così da Martin Sonnerer, che bracca Pereira, che in fatto di centimetri gli darà almeno una quindicina, ancora verso Bardi, sotto mano di Bardi, grande risposta di Hermones, quindi si può ripartire, e ancora Turković, Udovicic, Matà, e ancora Matà, non sbaglia, 21-19, gran gol di Matà. Conclusione alta di Bronzo, undicesimo, Bolzano conduce più due.
è rientrato Bruno Berzic al posto di Bardi. Bardi, ancora Berzic, Kerin, Kerin, Berzic, Pereira. 2 minuti ai danni di Erik Udovičić. Episodio dubbio. Udovičić che dice non sono stato io. Episodio da Moviola. Sta di fatto che si riprende Bolzano sotto 2 minuti in inferiorità numerica. Pereira, Bruno Berzic, fischiato una rimessa laterale, anzi no, Berzic, Kerin, difende bene il Bolzano, Kerin, Berzic, ancora verso Kerin. Questa volta non è gol, quindi anzi sì, è stato dato il gol. Vediamo Sonnerer, Bolzano avanti in inferiorità numerica ancora per 1 minuto. Gligic. Ed è Dejan Turković, ancora lui, Bolzano a più 2. 12:42. La palla qui viene, il bronzo segna, rimane addirittura incastrata. Bolzano 22, Sassari 21. Turković finisce la superiorità numerica del Sassari, palo, rientra Hermones, contropiede della Sassari, Brodiak, Brodiak ancora verso Bruno Berzic, verso Kerin, ancora Berzic, e gran gol di Vrodia che quindi si riporta in parità 22-20. La formazione del Sassari, tutto da rifare. Tutto da rifare adesso il Bolzano che si ripropone. Se n'è andato 14 minuti nel corso della ripresa. Jonas Matà, Erik Udovičić, Dejan Turković, e questa volta è fischiato clamorosamente uno sfondamento quando c'era stato una trattenuta vistosa ai danni del pivot. 2 minuti ai danni di Vrodjak, un arbitro aveva fischiato uno sfondo, l'altro aveva visto giusto e sono stati dati 2 minuti, si spiegano tra di loro. Quindi possesso palla che rimane al Bolzano. Udovičić, Turković, Bolzano avanti, superiorità numerica, bisogna capitalizzare questi momenti. Dejan Turković verso Pippo Pasini e sbaglia, Pippo Pasini va a colpire la traversa, quarto errore per lui in questa partita,
questo era abbastanza facile, anche aveva tanto spazio l'ala bolzanina, quindi nulla di fatto, si rimane sul 22-22. Bruno Berzic, Pereira, Nardin, ancora verso Pereira, Berzic, Bargelli, Querin, Pereira, Pereira viene bloccato, così se n'è andato un minuto di superiorità numerica per la formazione bolzanina. Adesso è Bargelli sul punto di battuta che dà anche a Berzic. Bolzano con la 5-1, Pasini su Querin, Berzic torna indietro, Berzic tenta l'1 contro 1, la dà Pereira e Pereira tira fuori, per cui nulla di fatto, si riparte. Erik Udovičić, esce Manuel Addakis per dare posto a Gligic, Matà, Turković, praticamente 60 minuti in campo, Turković, Udovičić, oggi è anche lo stesso Matà, attacco e difesa, 20 secondi di superiorità numerica, Matà, Udovičić, conclusione sporcata di Dejan Turković, deviata in fallo laterale, si torna indietro, 10 secondi ancora, Udovičić verso Turković e Matà ancora tra le gambe del portiere come prima. Jonas Matà, Bolzano avanti, 14 minuti al termine. Bolzano 23, Sassari 22. Berzic ancora verso Querin e questa volta subisce la spinta laterale, ci può stare tutta, questo l'arbitro l'ha vista, quindi tiro dai 7 metri a favore della formazione del Sassari per una spinta ai danni di Bruno Berzic. Era riuscito anche a parare Hermones, Hermones contro Nardin e Nardin non sbaglia, quindi si torna in parità 23-23. 17 minuti se ne sono andati nel corso della ripresa. Ancora Matà, Sonnerer, Turković, ancora verso Erik Udovičić, marcato uomo da Bruno Berzic. Errore al tiro di Turković, uno dei pochi, si viaggia dall'altra parte. Un po' di confusione, si lancia dall'altra. Bronzo sbaglia completamente la misura del passaggio. Buon per il Bolzano, recupera palla, se ne sono andati 18 minuti, 12 al termine. Ed è Udovičić. Ancora verso Matà, Udovičić, Jonas Matà, Turković, Erik Udovičić, ancora Dejan Turković, tenta l'uno contro uno, la dà Pasini, Pasini questa volta ancora sbaglia, Pippo Pasini. Pereira, Querin, Berzic. E ancora un errore di Pasini, è il sesto. Berzic già dall'altra parte e questa volta Bruno Berzic non sbaglia, ma il Bolzano ha troppe occasioni, non può sciuparle così. Torna avanti la formazione del Sassari. Turković, ancora Matà, Dejan Turković, Udovičić, Turković, questa volta sbaglia, uno dei pochi errori di Dejan Turković, già dall'altra parte Brodjak, Pasini.
È in calo il Bolzano in questa fase, qualche errore di troppo. Brzić, Kerin, Brzić. Adesso entra anche Pereira. Stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di gioco con la formazione del Sassari avanti di 1, 24-23. La possibilità di portarsi al più 2. Adesso è Kerin. Conclusione che termina fuori. Quindi il Bolzano che può andare avanti. Dejan Turković verso Jonas Matà, Erik Udovičić, ancora Pasini, e questa volta colpisce il palo, ma Dejan Turković riesce a recuperare. Qui la palla era terminata fuori dopo la deviazione. Pereira ancora verso Kerin. Tanta confusione, 20-33. Errori da una parte e dall'altra. Pereira, Kerin, ancora Pereira, se leva, questa volta fa uno sfondamento chiaro ai danni di Dejan Turković, gli arbitri non lo ravvisano e quindi si porta avanti di 2, 23-25. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. ...23-25 per la formazione del Sassari. Bolzano in calo in questa fase, troppi errori, ricordiamo Pasini 7 errori dall'ala su 9 conclusioni, non sono bastati Ermones, poi ovviamente anche col passare dei minuti aumentano anche lo stesso Dejan Turković, ha abbassato un po' la percentuale delle sue conclusioni. E il Sassari ne ha approfittato. Adesso entra Mizzoni, Ladakis al posto di Udovičić. Ladakis, Dejan Turković, ancora Emanuel Ladakis, probabilmente per acquisire i centimetri. Ancora Matà, Turković, Ladakis. E grande parata di Spanu, quindi nulla di fatto, il Bolzano fa fatica, non segna più. E la partita inizia a farsi tremendamente in salita per la formazione di casa. Brzić, ancora verso Kerin, Brzić, Pereira ancora verso Kerin. Bargelli, Bruno Brzić, Mizzoni, Bracca, Pereira, ancora verso Brzić, tanto passano i minuti, passano i secondi, Pereira ancora verso Kerin, si alza il braccio del passivo, riesce a recuperare la palla il Bolzano, contropiede, va in velocità. Dejan Turković si ferma perché la difesa era già piazzata. È entrato Erik Udovičić, gioca all'ala al posto di Pasini. Ancora Udovičić. Ladakis. Turković. Udovičić. Turković. Ancora il Bolzano in attacco, fischiato doppio palleggio alla formazione, alla Ladakis.
questo fischio ci è sembrato un po' strano, un po' al limite. Certo che è già secondo terzo che condiziona un pochettino la formazione Schierin, e questa volta Bargelli non sbaglia, si porta più tre la formazione del Sassari. Mancano 6 minuti e 30 al termine, Bolzano 23, Sassari 26. Ricordiamo che il Bolzano era avanti 22 a 20, parziale di 6-1 in questo frangente per la formazione del Sassari. Dejan Turković ancora verso la Dakis, e questa volta Emanuele Adakis non sbaglia. ...24-26 al 24esimo. Questo è un gran bel gol. Borzic, Bronzo, Kerin, e arriva al fischio il time out chiamato da mister Pippo Kokuza. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857. La più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ultimi minuti, siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco. Ricordiamo il punteggio, Sassari avanti 24-26 in virtù di un break di 6-1 che l'ha portato a condurre dal 20-22 al 26-23, corretto poi dalla rete di Ladakis. E quindi si può ripartire con possesso palla Sassari, 24 e 26 il punteggio, quindi Nardin, Berzic, Pereira, Kerin, ancora Berzic, si alza il braccio del passivo, Pereira, interviene così Hermones, che rimane a terra, si è stirato Pedro Hermones, speriamo che non si tratti di nulla di grave. Pedro Hermones nel recuperare. Pedro Hermones, prestazione anche oggi da incorniciare, 17 interventi sin qui. Alcuni di questi molto molto belli, forse la più bella gliela rubata Eric Udovicic il primo tempo, ma di questo avremo modo poi di rimostrare le cose. Matà, Ladakis, Turković, Udovicic schierato all'ala come abbiamo visto prima, ancora Turković, Ladakis, Jonas Matà, conclude, colpisce la traversa Jonas Matà. Era un'occasione d'oro questa per riportarsi, per accorciare. Quindi Sassari ha ancora la possibilità di andare a più tre. Pereira. Berzic. Pereira. Il terzino della nazionale italiana. Pereira, ancora Berzic. Berzic ancora verso Nardin, attore di una buona prestazione, l'ala, la giovane Ale, si alza il braccio del passivo. Bruno Berzic verso Leo Querin, la dà Corrado Bronzo. Difende bene il Bolzano, Leo Querin, anche lui, anche per lui 60 minuti in campo. Pereira va alla conclusione. Deve andare alla conclusione Pereira.
se ne stanno andando i minuti, 26, 28, 3, 30 al termine, questo è un attacco importante, il Bolzano deve recuperare palla, difende ancora Mizzoni, Pereira, intanto i secondi passano, Mario Sporci sulla panchina invoca un fischio. Ormai devono andare alla conclusione, Udovicic che marca, Pereira, sarà lui, Pereira, e ancora Hermones che para, Bolzano che si ripropone, Dejan Turković, Erik Udovicic ancora verso Dejan Turković, verso Emanuele Adakis, vediamo che si assume l'onere di andare alla conclusione. Ventisette, zero quattro, meno di 3 minuti al termine, ricordiamo il punteggio, Bolzano 24, Sassari 26, la formazione biancorossa, la possibilità di accorciare ulteriormente, è un attacco molto importante questo, potrebbe riaprire il match. Ladakis, Turković, Matà, Sonnerer, si gira Dejan Turković, bloccato così da Oba Mbaye, Dejan Turković da fermo, ancora verso Jonas Matà, Dejan Turković e grande conclusione questa volta para Spanu, 27-30, la conclusione di Dejan Turković è stata parata da Spanu. Nulla di fatto, ultimi 2 minuti e 20. Bolzano attacca e difende a tutto campo, 5-1, si riporta sulla 6-0. Anzi no, Martin Sonnerer, Bronzo, Ladalala, Nardin tutto solo. E grande intervento ancora di Pedro Hermones. Grande intervento di Pedro Hermones, sicuramente il migliore dei suoi. Dejan Turković, traversa di Dejan Turković, clamorosa. Bruno Birzic. Ventotto e 19, una disdetta, questa era veramente una grande occasione. Dejan Turković era andata alla conclusione. 2 minuti fischiati ai danni di Erik Udovicic. Quindi il Bolzano chiuderà la partita in inferiorità numerica. Probabilmente per proteste, non abbiamo capito il perché. Borzic. Ancora Borzic. Bruno Borzic, Kerin, Bronzo, fischiata adesso allo sfondo, Bolzano che va in contropiede, Bolzano che comunque deve lanciarsi, deve provarci, manca un minuto. Uno e dieci. Vediamo cosa succede, 1 minuto e 10 al termine. Bolzano in inferiorità numerica, un Bolzano che nonostante tutti gli errori ha lottato, ha giocato una partita encomiabile. Adesso c'è Ladakis, Turković, si entra nell'ultimo minuto, è rientrato anche Pasini. Gran gol di Ladakis, meno uno. Si entra nell'ultimo minuto, gran gol di Emanuele Ladakis, Bolzano riapre la partita, però ovviamente dovrebbero alzare il passivo gli arbitri. 29-18, in Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forsta 1857.
la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Chiamato il time out sul 29-18, poi il cronometro è andato avanti, vediamo cosa faranno qui a Bolzano. Dovrebbero tornare 7 secondi. Palla importante questa, palla decisiva. Bolzano in difesa. 29-25, era 29-18 al momento quando è stato chiamato il time out. Vediamo se fa recuperare. Quindi si riparte, il cronometro rimane fermo, quindi recuperano i 5 secondi. Si alza il braccio del passivo, Berzic, Kerin, Berzic, Pasi, ancora indietro. E questa volta non sbaglia. Ancora il Bolzano, peccato, era un'occasione d'oro. Matà segna ancora, 27-26, le due minuti. Due minuti, 13 secondi al termine. Sono stati fischiati due minuti ai danni di un giocatore a bronzo, Corrado Bronzo. Bolzano difende a tutto campo, 26-27, 13 secondi da giocare. Più uno per la formazione del Sassari. Bolzano che attacca, che difenderà a tutto campo, vediamo Berzic. Berzic sbaglia, 5 secondi, il Bolzano la palla per andare avanti, ma finisce qua. No, ha chiamato time out Mario Sporcic quando mancavano ancora 4 secondi di gioco e l'arbitro dice 4 secondi di gioco. Questa è Damo Viola, Mario Sporcic ci ha chiamato time out quando la palla è uscita. Loro dicono che non hanno fischiato il tavolo dei commissari, erano... Sta succedendo di tutto, ovviamente con la palla fuori, l'unica cosa che poteva fare, palla in possesso del Bolzano, Mario Sporcic ci ha chiamato il time out. Dal momento in cui poi il commissario l'hanno fischiato sono passati 4 secondi e finita la fine. Adesso i cronometristi dicono c'erano 2 secondi, Mario dice 4 secondi da recuperare. Finale thriller, sembra di rivedere una nemesi, la partita col Merano, per cui vediamo cosa succede. Dice 2 secondi. Ovviamente 4 secondi avresti da organizzare un passaggio in più. Resta il fatto che il Bolzano ha fatto una gran bella partita qui. Ha giocato bene, troppi errori. Soprattutto nella ripresa ha subito un blackout dove era avanti per 22-20 e si è trovato sotto 26-23. Non si capisce quanto si dovrà giocare. Vediamo. Troppe discussioni,
quello che manca anche è la presenza di un commissario di campo in questi frangenti. A Bolzano è già successo col Merano il discorso dei secondi, del reclamo poi del Merano. Quando le partite si giocano sul filo dei secondi, al tavolo ci vorrebbe un commissario di campo. E quindi vediamo come si riparte, quanti secondi ci sono da giocare non si capisce. Ovviamente con 4 secondi ci sono la possibilità di avere due passaggi prima di andare al tiro. Partita interminabile questa. Vediamo che difende alta ovviamente la formazione del Sassari, quasi una difesa uomo. Qui ovviamente si dovrà andare alla conclusione. Tra l'altro non erano neanche stati dati 2 minuti sul tabellone. E c'è la conclusione di Turković, la partita finisce qua. Il Sassari espugna il Palagasteiner 26-27. Si è giocato alla fine 2 secondi. Festeggiano i giocatori del Sassari che tornano alla vittoria. Una vittoria per loro importante, per il Bolzano una dimostrazione di ritrovata competitività dopo la sconfitta del derby di 15 giorni fa. Qui al Palagasteiner si è rivisto un Bolzano capace e in grado di giocarsela con tutti, un Bolzano che ha lottato, ha giocato alla pari, ha avuto un blackout a metà del secondo tempo dove dal 22-20 si è trovato sotto il 23-26 e poi era riuscito addirittura a recuperare e rientrare in partita. Tanti errori, troppi errori da parte delle ali, soprattutto di Filippo Pasini con 7 errori al tiro. Grande Ermones, grande Turković nel primo tempo. Il Sassari passa qui a Bolzano. Cari amiche e cari amici della Pallamano, qui dal Palagasteiner e tutti vi auguro buona serata da Walter Taranto e alla prossima. Troppi errori. Cioè, Pasini è davanti, non sbaglia più di tanto, la vinco, non si può. Gli altri non hanno proprio oggi. Niente. Cioè,